Manzoni decise di cimentarsi nella tragedia per due motivi. Prima di tutto perché il teatro, in quanto genere che instaura una presa diretta con il pubblico, suscitò grande interesse tra i romantici che cercavano di essere compresi dalla più vasta porzione di popolazione possibile, ma anche perché la tragedia era vista come il teatro per eccellenza per tutti coloro che aspirassero all'illustre riconoscimento di poeta. Manzoni scrisse due tragedie, Il Conte di Carmagnola e Adelchi, e stese i materiali preparatori per una terza, Spartaco. Tra il 1816 e il 1820 scrisse Il Conte di Carmagnola, mentre la composizione dell'Adelchi fu molto più rapida, 1820-1821. Dello Spartaco, infine, ci restano soltanto alcuni appunti. Le due tragedie furono accompagnate da un'approfondita riflessione teorica, presente in particolare nella prefazione e nella lettera a M. Chauvé in cui si tratta la questione della mortalità delle opere. Egli propone un nuovo sistema, detto sistema storico, in cui il contenuto dovrà essere fondato sulla verità storica, mentre la forma non dovrà fare a meno delle due unità di tempo e di luogo quando esse non si ritrovino negli avvenimenti presi a soggetto. L'obiettivo di Manzoni è quello di creare nello spettatore una facoltà critica, uno stato di vigilanza e di giudizio. Un esempio dei modi in cui l'autore obbliga lo spettatore a farsi giudice è l'inserimento dei cori, prima guidati da un corifeo per interagire con il pubblico, ora luoghi dove lo scrittore prende posizione sui fatti e li commenta, interrompendo il flusso degli eventi e sollecitando lo spettatore a confrontare il proprio giudizio sui fatti con quello che ne dà l'autore, cantuccio manzoniano. Ci sono molte differenze tra la tradizione classica e la soluzione proposta da Manzoni, prima il personaggio ideale era il mezzano, ovvero un uomo né del tutto innocente, né del tutto colpevole perché se fosse stato completamente innocente le sue sventure avrebbero provocato nello spettatore un sentimento di riprovazione verso gli dèi, ora invece nasce dalla figura di Cristo, morto in croce per l'umanità, il personaggio della vittima innocente, occasione per l'uomo di espiare le proprie colpe e di partecipare ai dolori di Cristo. Ecco che nascono così i personaggi delle tragedie manzoniane, Carmagnola, innocente rispetto al delitto di cui viene accusato, Adelchi, che muore a causa delle colpe del padre, Ermengarda, che ha sofferto in silenzio il ripudio, arrivando addirittura a perdonare e ad amare in silenzio Carlo Magno. La tragedia, in generale, può essere letta come la storia di un eroe i cui tentativi per sfuggire al destino non fanno altro che affrettarne il compimento. In realtà però con Manzoni il destino viene sostituito dalla provvidenza, non si cerca più quindi di capire qual è la volontà del fato, ma qual è quella di Dio. L'unico modo per sottrarsi alla paura della morte è quella di accettare il piano di Dio e di credere che il lavoro della provvidenza sia quello di volgere il male al bene. In questo senso la tragedia si trasforma in commedia, sia pure una commedia il cui lieto fine potrà realizzarsi completamente soltanto nell'aldilà.